Benissimo, eccomi, buongiorno. Allora, direi che possiamo andare direttamente a questa slide dove ci eravamo fermati la volta scorsa, che introduceva la notazione posizionale e abbiamo detto che se noi scriviamo un numero, ad esempio 162, sappiamo che questo vuol dire 2 per 10 alla 0, 6 per 10 alla 1, 1 per 10 alla 2, dove 0, 1 e 2, e poi potrebbero continuare per di qua, sono le posizioni delle tre cifre, in questo caso, che compongono il numero. In realtà, se il numero fosse più grande, noi sapremmo di dover aggiungere cifre. È chiaro che noi i numeri li leggiamo da sinistra a destra, quindi ci viene relativamente innaturale pensare che la prima posizione sia quella a destra e non quella a sinistra. Ma in realtà questo è estremamente utile perché sappiamo bene che ciò che dobbiamo sempre rappresentare è proprio ciò che sta a destra, mentre quando ciò che sta a sinistra vale 0 possiamo ometterlo. Non possiamo ometterlo se sta a destra, perché? Perché altrimenti falserebbe proprio la valutazione della posizione. Cioè, se io devo scrivere 300 e lo scrivo così, questo so che ha peso 100. Se io omettessi queste cifre, questo sarebbe 3. Ok? Quindi, proprio perché la posizione si valuta a partire da qua, io non posso omettere questi anche se sono nulli. Mentre posso omettere questi perché se io continuo a dire più 0 per 1000, più 0 per 10.000, più 0 per 100.000, è ovvio che sono del tutto ininfluenti. Quando noi però tratteremo, come stiamo facendo, il tema della codifica digitale delle informazioni, per le informazioni numeriche non possiamo decidere dinamicamente di quante cifre abbiamo bisogno, dobbiamo deciderlo una volta per tutte. E allora, diversamente da quello che facciamo scrivendo a mano, noi dobbiamo chiederci, ma quante cifre ho a disposizione per rappresentare il mio numero? A questo punto, questa sarà sempre quella di peso 0, questa quella di peso 1 e così via. Di peso, scusate, di posizione 1 e così via, sempre numerandole per così, e arriverò fino a n-1, dove n è il numero di cifre di cui dispongo. Ok? L'altra cosa che succederà in queste rappresentazioni è che una volta che noi abbiamo fissato il numero di cifre di cui abbiamo bisogno o di cui disponiamo, non sarà più vero che potremo omettere le cifre più significative se sono nulle. E questo perché? Perché l'assenza di un simbolo non è contemplata. Cioè, se noi dobbiamo comporre parole di n bit o di n caratteri, il fatto di non scriverci niente sarebbe un simbolo in più che non abbiamo, non c'è nel nostro alfabeto il vuoto. Ok? Chiaro questo. Quindi in ogni posizione noi dobbiamo scegliere tra i simboli di cui disponiamo nell'alfabeto di riferimento. Quindi vuol dire che qui per scrivere il numero 162 scriviamo effettivamente le cifre significative cosiddette solo qui, ma qui gli zeri li dovremo mettere. Non è che possiamo ometterli. Ok? Quindi, una volta che scegliamo una dimensione della rappresentazione, questa chiaramente ci pone dei limiti, ma ci impone anche di specificare tutte le cifre di cui disponiamo. Tanto per intenderci, dentro la memoria di un computer, anche nella memoria di massa, anche ciò dove non abbiamo mai scritto niente, non è mica vuoto, ha un valore. Perché i bit o valgono 0 o valgono 1. L'assenza di 0 o 1 sarebbe un terzo valore che non è contemplato. Bene? Quindi questo appunto cambia un po' le modalità di utilizzo, non le regole, rispetto a quello a cui siamo già abituati usando, diciamo, i numeri in base 10 con carta e penna. Ma a parte questo, tutto il resto lo sappiamo già. E quindi, andando sulla slide, che cos'è che vediamo?
vediamo una generalizzazione di quello che vi sto dicendo, in cui le n cifre sono indicate con C, e quello in pratica rappresenta il valore che ognuna di esse assume in quel particolare numero. Dopodiché il valore che il numero rappresenta è dato dalla somma pesata delle cifre moltiplicate per il loro peso, dove il peso è dato dalla base di numerazione elevata alla posizione. Tutto qua. Quindi spero che il riferimento alla base 10 renda queste cose molto, molto semplici e intuitive. Ma a questo punto, se la base è 2, cosa succede? Che se io scrivo un numero, ovviamente ho a disposizione solo 0 e 1 come valori da attribuire alle cifre, e quando devo interpretarne il valore, questo sarà moltiplicato per 2 alla 0, questo dovrà essere moltiplicato per 2 alla 1, questo per 2 alla 2. E quindi, siccome questo è 1, questo è 2, questo è 4, è chiaro che questo numero sarebbe 1 per 4 più 0 per 2 più 1 per 1. Come? Certo, potete omettere tutto, ma potete proprio non scrivere questa cosa, nel senso che adesso ve lo esplicito soltanto per far vedere come l'interpretazione di un numero in base 2 è del tutto analoga alla formula generale che è scritta nella slide, che si riferisce a una generica base P, e dal punto di vista concettuale è del tutto analogo a quello che facciamo in base 10. Quello che vi dicevo però è che mentre in base 10 noi questa operazione non la facciamo proprio, perché comunque arriveremmo ad una conclusione che per noi è rappresentata esattamente come il numero di partenza, perché la rappresentazione in base 10 è quella che ci è congeniale. Se il numero è rappresentato in base 2 o in una qualunque altra base, questa operazione più o meno mentalmente, implicitamente, ce la dobbiamo fare. E questo chiaramente ci porta a dire che questo numero rappresentato in base 10 sarebbe 5. Quindi quello che possiamo dire è che 101 in base 2 è uguale al 5 in base 10. Se fossimo in base 8, a cosa sarebbe uguale questo, secondo voi? Senza pensarci troppo. Come sarebbe rappresentato questo numero in base 8? Come sarebbe rappresentato? Sarebbe rappresentato così. Perché se la base è maggiore del numero, chiaramente siamo ancora nelle unità e ci basta una cifra, no? Quindi questo è anche in base 8 rappresentato così. Ok? Chiaro? Quindi quello che noi possiamo fare con una certa base è usare una sola cifra fin tanto che restiamo dentro i simboli di cui disponiamo, e quindi i valori che hanno le cifre direttamente nell'alfabeto di riferimento. Quindi se la base è maggiore di 5, è chiaro che fino al 5 ci possiamo arrivare con le unità. E se la base fosse 5, come lo rappresenteremmo quel numero? Sempre 5. Non sempre 5? Come 1,0. Perché come 1,0? Perché 5 in base 5 è come il 10 in base 10, come il 2 in base 2, cioè è il primo numero che ci impone di usare la cifra successiva alle unità. Okay? Perché in base 5 abbiamo i numeri dallo 0 al 4. E quindi potremmo 0, 1, 2, 3, 4, e poi per scrivere 5 dovremmo dire 1 e 0, una cinquina, 0 unità. Okay? Quindi in base 5 questo sarebbe 1, 0. Okay. È abbastanza chiara sta roba? No. Perfetto. Allora, dite che cosa non vi è chiaro, provate ad esprimere. Il 5 per 10 uguale a 5 per 0. Il
5 in base 10 uguale a 5 in base 8, perché siccome la prima cifra meno significativa è quella delle unità, le unità sono tali in qualunque base, ma semplicemente ne abbiamo di meno, perché di unità in base 2 abbiamo solo lo 0 e l'1, in base 5 abbiamo 0, 1, 2, 3, 4. 4. Se la base invece è 6 o di più, fino al 5 ce l'abbiamo proprio nell'alfabeto e quindi lo usiamo direttamente. Ok? In base 4, come sarebbe il numero 5 rappresentato in base 4? Come sarebbe? Allora, il 5 in base 4 sarebbe 11, perché? Perché una quaterna e una unità. Okay? Quindi scatta prima il passaggio alla cifra successiva. Okay? Quindi in base 4 sarebbe 1, 1. In base 3? Uno, due, in base 3. Ok? In base 2 ce l'abbiamo già, quindi così li abbiamo tutti. Allora, base 1 è possibile? In base 1 avremo solo lo 0. Se 1 è sempre 0. Esatto, quindi no. In base 1 non ce la facciamo. E questo, diciamo, è giusto che non ce la facciamo, perché se abbiamo detto che il bit è l'unità di misura dell'informazione, che la minima incertezza è tra due alternative, eccetera, eccetera, l'alfabeto almeno due simboli deve contenere. E la base 1 vorrebbe dire invece contenere un solo simbolo, perché la base è la dimensione dell'alfabeto di riferimento. Ok? Quindi avremmo a disposizione solo lo 0 in base 1, quindi non ha senso. E così abbiamo rappresentato il 5 in tutte le basi, 2, 3, 4, 5, e poi non abbiamo fatto il 6, eccetera, eccetera, perché sarebbe sempre la stessa la rappresentazione, sarebbe sempre 5. Bene, allora a questo punto cerchiamo, dopo aver fatto queste digressioni, per avere un'idea del contesto in cui ci poniamo, adesso ragionando in particolare sulla base 2, cerchiamo di usare un approccio più sistematico alla conversione da una base all'altra. Allora, da base 2, scusate, a decimale, e quindi come si fa a cambiare base da base 2 a base 10, è scritto già qui, perché questa somma pesata è proprio, diciamo, la regola di conversione dalla base 2 alla base 10, perché ci consente di determinare in base 10 il valore del numero partendo dalla sua rappresentazione binaria. Quindi applichiamolo un attimo. Se io vi chiedessi qual è il valore di questo numero, questo è in base 2, voi mi dovete dire quanto vale, e me lo dite in base 10, perché è la cosa che ci viene più naturale fare. Quindi come fate a determinare il valore di questo numero? Assegniamo i pesi. Assegnate i pesi, quindi le posizioni sono queste, e i pesi di conseguenza saranno 1, 2, 4, 8. Quindi non avete più bisogno di, diciamo, annotarvi le posizioni. Se volete annotarvi i pesi, sapete che dovete procedere moltiplicando per 2 ogni volta, perché sono le potenze successive di 2. Quindi questo qua è 8 più 2 più 1, e quindi è 11. Ok? Quindi la somma pesata di... somma pesata 2, delle cifre. Somma pesata base 2 ti dà il risultato in base 10. Ce lo dà in base 10. Perché ce lo dà in base 10? Perché noi stiamo facendo i conti in base 10. Cioè, quando facciamo una conversione di base, noi rappresentiamo i pesi nella base in cui vogliamo portare la rappresentazione. E quindi la somma pesata che stiamo facendo la stiamo esprimendo in base 10, e quindi il risultato sarà in base 10. Okay. Bene. Quindi facciamo un altro. Se scrivo 111, questo che numero è?
Questo è il numero 7. Ok? E facciamo un altro ancora, se scrivo ad esempio questo qua. Uno zero, uno zero zero. 20. Questo è il numero 20, perché? Perché questo è il 4 e questo è il 16. Ok? È ovvio che procedendo così, gli zeri, come suggerivate prima, non ha senso scriverli o pensarli nella somma pesata, quindi andate a vedere direttamente che peso hanno le cifre poste a 1 e a quel punto le sommate. Non ha senso nemmeno fare la somma pesata, cioè sommate direttamente i pesi, visto che quelli significativi sono moltiplicati per 1, quindi li prendete tali quali. Quindi questo era il 16, questo era il 4, e la loro somma è il numero in base a 10. Professore, okay? Scusi, posso? Prego. Io non sono riuscito a capire il valore da assegnare al codice, cioè al binario, cioè nel senso il peso che ha ogni cifra. Ok, allora il peso che ha ogni cifra, dicevamo, vede la slide, no? Allora, con riferimento alla slide, noi abbiamo che la cifra più a destra ha posizione 0 e il suo peso è la base elevata alla 0, quindi è sempre 1, vale a dire che questa cifra la prendiamo tale quale, non la dobbiamo moltiplicare per un peso diverso da 1. La seconda cifra, che è in posizione 1, va moltiplicata per la base, perché base alla 1 vuol dire la base stessa. E quindi se siamo in una rappresentazione binaria, questo vuol dire che è il 2. E quindi la seconda cifra da destra ha peso 2. La terza cifra, che sarebbe in posizione 2, perché partendo da 0 abbiamo 0, 1, 2, va moltiplicata per la base alla seconda, e 2 alla 2 fa 4. Quindi che cosa significa? Che il peso che noi attribuiamo alle cifre è questo qua sotto, e quindi partendo da 1 moltiplichiamo ogni volta per 2 e abbiamo 1, 2, 4, 8, 16, 32, via dicendo. Ok? Ok, grazie. Questo è tutto generale, per cui se noi abbiamo un numero arbitrariamente grande, ad esempio questo, come facciamo a valutare quanto vale? Qua segniamo 1, 2, 4, 8, 16, 32 e sappiamo che 32 più 3 fa 35. Sì, grazie, prof. Benissimo. Allora, invece, la cosa meno banale è come si fa, partendo da un numero in base 10, a determinare il numero in base 2. Prego. Come no? L'ultimo punto. L'ultimo punto, potete di calcolare da 0 fino al numero massimo. Sì, allora, quello che c'è scritto nell'ultimo punto di questa slide è che se noi abbiamo, torno alla cosa che dicevamo prima, immaginiamo che questi siano 8 e ci diamo 8 bit per rappresentare i numeri. Che numeri potremmo rappresentare? Numeri interi, quindi siamo ragionando su numeri interi senza segno. Quello che stiamo apprestandoci a fare è dare una rappresentazione, fase 2, dei numeri interi senza segno. Allora, se questi sono bit, noi sappiamo che con 8 bit, cioè un byte, possiamo avere 2 alla 8 configurazioni diverse, cioè 256 configurazioni diverse. E queste 256 configurazioni, che numeri ci consentono di rappresentare? Quelli che vanno da 0 a 255. Okay? Perché lo 0 è chiaro che lo possiamo rappresentare, perché mettendo tutto 0, qualunque sia il peso delle cifre moltiplicate per 0, il risultato sarà 0. Quindi lo 0 è rappresentabile. Dopodiché, progressivamente rappresenteremo tutti i numeri interi finché ci stanno, e quindi arriveremo fino a 2 alla n meno 1. Questo è quello che c'è scritto in quella slide. Ha fatto bene a farmici tornare, perché non l'avevo sottolineato. Ok.
Allora, se adesso guardiamo quello che c'è scritto nella slide, vedete che la formula generale C alla, anzi, ve lo faccio in base 2, perché altrimenti trascrivo alla lavagna la cosa che c'è scritta già lì e sarebbe inutile. Allora, se io ho una cifra, l'ennesima cifra che ha appendice n-1, posizione n-1, va moltiplicata per 2 alla n-1, più t di n-2 per 2 alla n-2, più, e vado avanti così, fino ad arrivare a c alla terza, c di c3 per 2 alla terza, più c2 per 2 alla seconda, più c1 per 2, più c0. E questo è un generico numero in base 2, e questo è il suo valore. Allora, la cosa che adesso potremmo fare è pensare di raccogliere a fattor comune il 2 in tutti i termini in cui c'è. Quindi usiamo la proprietà distributiva che ci porta a dire facciamo il raccoglimento a fattor comune. Ok? Cosa verrebbe fuori qua? C di n-1 per 2 alla n-2, perché raccogliere a fattor comune vuol dire che un 2 lo porto fuori parentesi, più c di n-2 per 2 alla n-3, più c3 per 2 alla seconda, più c2 per 2 alla prima, più c1, tutto questo moltiplicato per 2. Okay? Più c0. Allora, siete d'accordo che questo è uguale a questo? Ah, per verificare che sia uguale, basta che applichiate la proprietà distributiva e cn-1 per 2 alla n-2 per 2. Quanto farebbe? Farebbe questo. Questo per 2, quanto farebbe questo? Questo per 2, questo per 2, questo per 2, chiaramente farebbe questo, e questo è lo stesso. Okay? Bene, ma scritta così questa, ci dice una cosa importante, che questo numero può essere anche scritto come il quoziente della divisione per 2 moltiplicato per 2 più il resto della divisione per 2. Cioè, se voi fate la divisione tra due numeri interi, ottenete un quoziente e un resto. Okay? Quindi la divisione intera. La divisione intera non è che può darvi qualcosa che non sia intero se voi state lavorando con numeri interi. Quindi, se abbiamo, diciamo, i problemini delle elementari, se abbiamo 5 mele e siamo in 2 e se le vogliamo dividere, le mele saranno 2 a testa e ne avanza una. Non è che, diciamo, se non abbiamo il coltello per dividerle, questo è. Quindi lavorare sui numeri interi vuol dire non avere il coltello per fare frazioni. Quindi, se ci dividiamo, se ci spartiamo le mele, le caramelle o quel che, ce ne saranno 2 a testa e ne avanzerà una. Ecco, questo stiamo dicendo. Che se abbiamo un qualunque numero, noi questo qualunque numero lo possiamo esprimere come il quoziente della divisione per 2 moltiplicato per 2 più il resto della divisione per 2. Ma la cosa che viene chiara qua è che questa, che è la prima cifra della rappresentazione binaria, è il resto della divisione per 2. Okay? Cioè, questa cosa che ho scritto qua serve solo a mettere in evidenza che C0 è il resto della divisione per 2. Okay? Quindi se io prendo un numero, lo divido per 2, il resto della divisione è la prima cifra della sua rappresentazione binaria. Prego. Ma C0, a prescindere dalla base, è equivale a 1? No, no, C0 può valere o 0 o 1 se siamo in base 2.
può valere 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 se siamo in base 10. Può valere 0, 1, 2, 3 se siamo in base 4. Cioè, quello C0 non so quanto vale, altrimenti ce l'avrei scritto. Cioè, se il suo valore fosse prefissato, anziché rappresentarlo con un letterale e chiamarlo genericamente C0, gli avrei scritto il numero. Ok? Che cosa? Abbiamo raccolto il 2 perché il 2 c'era in tutti. Quindi se abbiamo un'espressione numerica e in tutti i termini che noi stiamo sommando compare lo stesso fattore, sappiamo di poter raccogliere a fattore comune. Quindi in questa espressione il 2 compare in tutti tranne che nel primo. Quindi lo raccolgo a fattore comune in tutti e qua ottengo ancora un numero intero perché non ho dovuto sacrificare niente, fare nessuna divisione per fare questo raccoglimento a fattore comune. Ok? Quindi vuol dire che questo è un numero intero, questo è il 2, questo è ancora un numero intero. Quindi vuol dire che se io prendo questo numero, non preoccupatevi di che cosa questo numero sia, quanto valga, questo è un numero generico. Ok? Perché lascio tutte le cifre libere di assumere qualunque valore nella base di riferimento. Quindi sto dicendo un qualsiasi numero può essere espresso come il quoziente della divisione per 2 moltiplicato per 2 più il resto della divisione. Cioè questa è una cosa proprio la palissiana, potrei dire. Cioè è una cosa che è la definizione stessa di divisione col resto. Ok? Ma espressa così, mette in evidenza che il resto della divisione per 2 è proprio la prima cifra della rappresentazione binaria del numero. E allora la divisione per 2 sarà lo strumento che useremo per trovare la prima cifra della rappresentazione binaria di un qualunque numero. Quindi, dato un qualunque numero, lo dividiamo per 2. Se il resto è 0, la prima cifra sarà 0. Se il resto è 1, la prima cifra sarà 1. Ok? Allora, quando è che dividendo per 2 il resto è 0? Quando i numeri sono pari. Quando è che il resto è 1? Quando i numeri sono dispari. Quindi questo vuol dire che in base 2 la cifra meno significativa ci dice se il numero è pari o dispari. Ok? Ma a questo punto prendiamo questo. Ok? Allora, quello che vi ho appena detto lo do per buono e adesso vi faccio vedere come andiamo avanti. Quindi abbiamo capito che dividendo per 2 abbiamo determinato C0. Ok? Adesso lo do per acquisito questo risultato e riparto da qui. Quello che avevo messo tra parentesi, ok? Che non è più il numero di partenza, ma è il quoziente della divisione per 2. Ma se io faccio la stessa cosa e raccolgo a fattore comune cn-1 per 2 alla n-3 più cn-2 per 2 alla n-4 più c3 per 2 alla 1 più no, basta no, scusate, sì, più c2 tutto per 2 più c1, cosa viene fuori? Che se io reitero questa operazione, divido per 2, questa volta il resto mi dà la seconda cifra. E quindi ci stiamo calcolando la rappresentazione binaria del numero a forza di divisioni successive per 2 prendendo sempre il resto. Okay? Così determiniamo C1 e quello che abbiamo qua tra parentesi, vedete che ha ancora un termine che non contiene il 2. E quindi vuol dire che se poi reitero otterrò questo, se reitero otterrò questo, e così. Adesso lo vediamo in pratica, così questo ragionamento espresso da questa slide, spero che diventi più operativo quando ai letterali sostituiamo dei numeri. Però non potevo farvelo vedere con dei numeri perché veniva meno generale, ma anche meno comprensibile di quanto non lo sia così. Ok, perfetto, Scusi,
diverso da quello che dice la slide, l'unica cosa ho sostituito al generico B il 2. Ma quindi C1 sarebbe il resto, quindi lo 0,1. Esatto, anche lui è 0,1, cioè in base 2 tutti questi C qualcosa sono sempre lo 0,1, okay? Perché stiamo convertendo in base 2. Il fatto che stiamo convertendo in base 2 ce lo dice il fatto che stiamo usando qua le potenze in 0 e in 2. E notate che il resto della divisione è già coerentemente nella base di riferimento. Cioè il fatto che noi questa operazione la facciamo dividendo per 2 ci assicura che il resto o è 0 o 1. Okay? Se la stessa operazione noi la facessimo dividendo per 4, il resto potrebbe essere 0, 1, 2 o 3, esattamente come l'alfabeto di riferimento in quella base ci offre. Bene? Quindi non c'è il rischio di dividere per 2 e trovare dei risultati che sono invece in base 3. No, se dividiamo per 2, i risultati che otteniamo sono in base 2. Se dividiamo per 4, i risultati che otteniamo sono in base 4. Ma questo proprio per definizione della divisione con il resto. È così. Cioè, chiaramente il resto non può mai raggiungere o superare il valore della base. Ok, allora facciamo un esempio. Se io prendo il numero, ad esempio, 14 e voglio rappresentarlo in base 2, come faccio? Allora, questo qua è un numero, questo è in base 10 chiaramente, anche perché c'ha il 4, quindi non è ambiguo, e parto sempre da un numero che è nella base, cioè la conversione da base 2 a base 10 l'abbiamo vista prima, è molto più semplice. Adesso invece da base 10 a base 2 io esprimo sempre un numero in base 10, perché è il modo più naturale che ho per dirvene il valore, e poi lo divido. Allora, questo, se io lo divido per 2, ottengo che cosa? Ottengo chiaramente il 7 e il resto quanto vale? Quindi il quoziente lo scrivo qua, il resto lo scrivo di qua. Il resto vale 0. Adesso continuo a dividere questo per 2. Ok? Quanto fa? 3. Quindi non può fare 3 e mezzo, ma fa il resto 1. Con il resto di 1. Adesso divido questo, quanto fa? Fa 1 con il resto di 1. Questo? Quanto fa 1 diviso 2? 0 con il resto di 1. Ok? E adesso basta, perché quando arriviamo qui a 0, sappiamo che andando avanti, che cosa otterremo? Guardate. 0 con il resto? 1. No, con il resto 0. 0 diviso 2 fa 0 con il resto di 0. 0 diviso 2 fa 0 con il resto di 0. Quindi potrei andare avanti all'infinito. Quindi è chiaro che qua mi posso fermare. Ok? Adesso, come uso queste informazioni che ho trovato? Vi ricordo che il resto della prima divisione per 2 era la cifra meno significativa. Quindi si legge, diciamo, si può dire che si legge dal basso verso l'alto, oppure che a mano che otteniamo le cifre devono essere trascritte da destra verso sinistra. Ok? Stessa cosa, ovviamente. Quindi scrivo tutte. Dopodiché, se la mia rappresentazione fosse stata, ad esempio, a 8 bit, anche senza farla questa operazione, io sapevo di poter mettere tutti i zeri fino a saturare la dimensione che mi era stata assegnata. Okay? Verifichiamo che il numero sia davvero il 14, allora questo ha peso 1, questo 2, questo 4, questo 8, 8 più 2, 10, più 4, 14. Okay? Prego. Dalla base decimale alla base a 5. Proviamoci. Allora, cancelliamo questo e proviamo a rappresentare questo in base 5, così, ok?
Vediamo cosa succederebbe se il 14 lo volessimo rappresentare in base 5. Allora, quanto fa 14 diviso 5? Due con il resto di 4. Ok? Quanto fa 2 diviso 5? 0. Con il resto? 2. E quindi a questo punto stessa cosa. Andiamo per di qua, quindi prima scriviamo il 4 e poi scriviamo il 2. Quindi 24 è la rappresentazione del 14 in base 5. Infatti, questo vale 1, questo vale 5. 5 per 2 più 4, vabbè, più 1 per 4 uguale a 14. Okay? Allora, nel nostro, al di là del fatto che questi esercizi di conversione di base è carino conoscerli, perché una volta che si è compreso il meccanismo, appunto come abbiamo appena dimostrato, si possono applicare a qualunque cambiamento di base, però la cosa che a noi interessa è lavorare in base 2. Perché ci interessa lavorare in base 2? Perché prendiamo la lezione introduttiva, abbiamo visto che se riusciamo a rappresentare tutto con 0 e 1, e allora possiamo applicare la logica, allora possiamo applicare le reti di interruttori, allora sappiamo come far rientrare anche le rappresentazioni dei numeri nell'ambito generale dell'elaborazione automatica delle informazioni basata proprio sui risultati della logica e della commutazione e delle reti a commutazione. Okay? E quindi delle reti logiche in ultima analisi. Bene. Vogliamo fare un altro esercizio di conversione, giusto per farci, diciamo, prendere un po' di automatismo, ma useremo base 2, diciamo base 10 la usiamo perché siamo esseri umani che hanno adottato questa base di numerazione, però per in questa parte in cui ci occupiamo di rappresentazioni digitali, avendo compreso che su qualunque alfabeto lavoriamo, la rappresentazione è comunque digitale, noi ci concentriamo in particolare sulle rappresentazioni binarie. E quindi sull'alfabeto binario, perché poi sarà anche l'alfabeto booleano in cui potremo ragionare con l'algebra di Boole. Ora, torniamo a noi e prendiamo, lì ovviamente trovate altri due esempi, noi ne prendiamo un altro magari un po' più grande, facciamo, adesso io, 115 e vediamo come viene il numero 115. Allora, diviso 2 quanto fa? 93. Ok. Allora, 57 con il resto di 1. Questo diviso 2? No. Con il resto di 1. Ora, 14. Ok? Allora, notate che qua abbiamo il 14 che abbiamo già incontrato prima. Quindi? 7. Ok? Poi? 1. Ok? 1. Ok? Allora, vediamo un po' di trascriverlo, quindi prima vi faccio vedere andare di qua e poi andare di qua. La cosa che suggeriva prima qualcuno di voi era che posso anche fare così, purché ci sia coerenza, cioè se le frecce le inverto entrambe ovviamente funziona ancora, e posso iniziare con il mio congeniale da sinistra. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Andiamo a vedere quanto vale. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Okay. Quindi abbiamo 64 più 16 che fa 80, più 32 fa 112,
più 2 fa 114, più 1 fa 115. Ok? Benissimo. Ora, quello che abbiamo visto fin qua erano numeri interi, ma che cosa succede se invece vogliamo rappresentare dei numeri frazionali? La prima cosa che vi faccio notare è che nella rappresentazione intera, quando vi dicevo che si parte, ad esempio, 2324, che si parte da qua a numerare le posizioni e si procede in modo crescente verso sinistra, questa prima posizione, che cos'è? È la posizione delle unità, ma implicitamente sappiamo che qua ci sarebbe il punto decimale. Cioè, se il numero fosse frazionario, a destra delle unità noi rappresenteremmo il punto decimale e poi rappresenteremmo i decimali per l'appunto. Ovviamente li chiamiamo decimali perché, in base 10 il primo che incontriamo è un decimo. È ovvio che non possiamo chiamarli decimali in base 2, perché non avrebbe senso, perché il primo che incontriamo cosa sarà in base 2? Il primo che incontriamo dopo la virgola. Che peso avrà? Vediamo un po' se vi viene in mente prima che ve lo dica. Un mezzo. Un mezzo. Ok? Perché un mezzo? Perché è 1 diviso la base, esattamente come un decimo è 1 diviso la base. Quindi se io qua scrivo virgola 32, cosa succede qui ai pesi? Allora, ai pesi, scusate, alle posizioni. Coerentemente, questo dico che è in posizione meno 1 e questo che è in posizione meno 2. Okay? Quindi, nella notazione posizionale, ciò che succede a destra della virgola non fa eccezione. Continua a seguire la stessa regola. E quindi, siccome questo valeva 1, questo valeva 10, questo valeva 100, questo valeva 1000 come peso, e qui che cosa avremo? 1 fratto 10, 1 fratto 100 e così via. Okay? Infatti noi sappiamo che una qualunque base elevato a meno una qualunque posizione è uguale a 1 fratto la base elevato alla posizione. Okay. Quindi le potenze negative non sono nient'altro che l'inverso delle potenze positive. Okay. Allora, intanto adesso vi faccio questa domanda qua. Prendo una rappresentazione che ha un numero prefissato di bit, facciamo i soliti 8. E questa volta dico che 4 bit li utilizzo per rappresentare i numeri interi e 4 per rappresentare quelli frazionari. Cioè, in pratica sto dicendo che nel mezzo c'è il punto decimale. Allora, quello che vi chiedo è qual è il più grande numero che riesco a rappresentare e qual è il più piccolo numero che riesco a rappresentare. Adesso la domanda è meno banale di prima, perché prima quando avevamo solo numeri interi, noi dicevamo, beh, bene, se abbiamo a disposizione 256 configurazioni e partiamo da 0, andiamo da 0 a 255. Ma adesso che invece, diciamo chiaramente, sprechiamo delle cifre per le frazioni, per la parte frazionaria, e non arriveremo più certo a 255. A quanto arriviamo? E come il numero è in base decimale o in base... Un attimo, scusi, mi dica, adesso la sento da casa. Il numero che vuole sapere in base decimale o in base binaria? Sempre in base decimale, perché in base binaria la risposta è facile, metto tutti 1. Cioè, se io vi chiedo qual è il più grande numero rappresentabile in base 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Però quanto vale?
16,16. Com'è? 16,16. Allora, propone il vostro collega 16,16. Allora, intanto corregge un altro collega qua, casomai 15. Virgola qualcosa. Perché 15? Perché adesso concentriamoci su questi quattro, su queste quattro cifre. La parte intera, avendo quattro cifre, può arrivare fino a 2 alla quarta meno 1, quindi fino al 15 e non fino al 16. Però in realtà può arrivare un po' oltre il 16, perché la parte frazionaria, scusate, il 15, perché la parte frazionaria si aggiunge. Non arriverà al 16 perché appunto è una parte frazionaria che non può mai eccedere l'unità. Quindi 15,15 vi sembra una buona proposta? Che ne dite? A qualcuno? Qualcuno si lascia convincere dal 15,15? Non siete convinti? Indicato per arrivare prima, avendo sempre quattro posti, quindi 2 alla meno 4 sono massima, quindi è un sedicesimo. 2 alla meno 4, allora. Può essere 15,75. Come? 15,75. Allora, 15,75 mi propongono. Allora, come si fa a ragionare? Allora, intanto abbiamo detto che il più grande numero rappresentabile è sempre quello che ha tutti 1, perché essendo una somma pesata è evidente che se i coefficienti di questa somma pesata sono massimi, e il massimo che abbiamo è 1, la somma è massima. Quindi, qui avremo tutti 1. Allora, quello che possiamo chiederci è quanto faccia un mezzo più un quarto più un ottavo più un sedicesimo. Lo 0,75 che proponeva il vostro collega da casa arrivava fin qua, un mezzo più un quarto, perché un mezzo è 0,5, un quarto è 0,25. E questi qua ci sono meno congeniali, perché un ottavo quanto fa? È 0,125. E un sedicesimo quanto fa? È la metà di 0,125. Quindi è 0,0, poi 25, quindi 6, 2, 5. Ok? Quindi la somma non è banalissima da calcolare, ma in realtà io posso fare un ragionamento più semplice di questo, che è questo qua. Se io parto dal numero, dal più grande numero rappresentabile, che abbiamo detto che è quello che ha tutti 1, e immagino che la virgola stia qua. Questo quanto varrebbe? Lo sappiamo, quanto vale? 255, quindi così varrebbe 255. Se io sposto la virgola di una posizione, che numero ottengo? Cosa vuol dire spostare la virgola di una posizione? Allora, pensate a cosa vuol dire spostare la virgola di una posizione. Ve lo faccio vedere in base 10. Se io ho il numero, esatto, se io ho il numero 438 con la virgola qui, se la virgola la sposto di una posizione, diventa 43,8. Che cos'è? È il numero di prima diviso 10. Allora, spostare la virgola di una posizione in base 2 vuol dire dividere per 2. Ok? E allora, se io la sposto di due posizioni, divido ancora per 2, quindi divido per 4. Se la sposto ancora, divido per 8. Se la sposto ancora, divido per 16. Quindi il più grande numero rappresentabile è questo qua. 255 diviso 16. Ok? Che è quasi 16. Cioè è la cosa, diciamo, più vicina al 16, perché questi abbiamo detto che arrivavano fino a 15. E qua cerchiamo di avvicinarci il più possibile all'unità.
Se qui avessimo infinite cifre dopo la virgola, arriveremmo infinitamente vicini all'1 e quindi il numero diventerebbe praticamente 16. Diciamo, tenderebbe al 16 all'infinito. Ma siccome ci dobbiamo fermare qua, in realtà è 16 meno un sedicesimo. È quello che manca per arrivare al 16. Quindi questo qua è uguale a 16 meno un sedicesimo. Perché questo, vi dico questo, da che cosa trova conferma? Dal fatto che questo è uguale a 256 meno 1 fratto 16. 256 diviso 16 fa 16, meno un sedicesimo. Okay. Però, allora, queste sono tutte cose adesso per ragionare su un caso concreto, ma il caso generale è scritto lì. E ci dice che quello che noi possiamo fare con n bit è quello che già sapevamo fare, ma se di bit ne abbiamo n prima della virgola e m dopo la virgola, al numeratore della frazione che ho scritto qua possiamo arrivare fino a 2 alla n più m meno 1, è quel meno 1 che ci frega, ve lo faccio vedere. Allora, 2 alla n più m meno 1 fratto 2 alla m, ma questo è uguale a 2 alla n meno 1 fratto 2 alla m. I numeri frazionari, cioè i numeri anche frazionari. Quindi quello che stiamo dicendo è che se noi abbiamo una certa dimensione disponibile della rappresentazione, possiamo usare tutti i bit per rappresentare la parte intera, oppure possiamo usarne un po' per rappresentare la parte intera, un po' per rappresentare la parte frazionaria. Il numero di configurazioni di quei bit è sempre lo stesso, perché diciamo, vale la regola generale che con un certo numero di bit possiamo rappresentare 2 alla quel numero con configurazioni diverse, quindi cose diverse. Lo 0 lo possiamo sempre rappresentare, quindi quanto possiamo spingerci in là nella rappresentazione dei numeri? Allora, se tutti i bit vengono dedicati alla parte intera, allora arriviamo a 2 alla n meno 1. Se invece ne usiamo un po' in po', vedete che arriviamo a 2 alla n meno 1 fratto 2 alla n, dove questo n è il numero di bit che dedichiamo alla parte intera e m è il numero di bit che dedichiamo alla parte frazionale. Quello che vi dicevo prima, se questo andasse a infinito, chiaramente questo tenderebbe a 2 alla n, non più a 2 alla n meno 1. Però l'infinito, come abbiamo detto fin dalla prima lezione, non ci interessa, o meglio, non lo sappiamo rappresentare. Professore, ma perché quel meno 1? Perché meno 1? Perché partiamo da 0. Cioè, il meno 1 è sempre legato al fatto che noi, nella, diciamo, tra le configurazioni, dobbiamo sempre contemplare la configurazione di tutti i 0. Ah, ok. Va bene, grazie. Quindi, abbiamo soltanto 2 alla n configurazioni disponibili, quella a cui arriviamo mettendo tutti 1 è 2 alla n meno 1. Ok, perfetto. Grazie. Bene. Allora, questa rappresentazione, come vedete dal titolo della slide, si chiama rappresentazione in virgola fissa.
Il motivo per cui la chiamiamo in virgola fissa sarà più chiaro quando parleremo delle rappresentazioni in virgola mobile, cioè floating point. Avrete sentito parlare dei numeri floating point. Sono rappresentazioni in virgola mobile. Qui si chiama virgola fissa perché questo significa che se io costruisco un calcolatore che rappresenta i numeri con un determinato numero di bit, io devo anche dire se quel bit sono dedicati alla parte intera o alla parte frazionaria e in che misura. E che è come se io quindi la posizione della virgola la fissassi una volta per tutte. Ok? E quindi ragiono sempre con numeri che hanno la stessa rappresentazione. E quindi hanno un certo numero di bit dedicati alla parte intera, un certo numero di bit dedicati alla parte frazionaria. E questo significa anche che se ad esempio la posizione del punto decimale è questa, ed è vera per tutti i numeri che io rappresento, io la virgola non ho più bisogno di rappresentarla, perché lì tutte le cose su cui non c'è ambiguità, la teoria dell'informazione ci dice che non vale la pena di perdere tempo, risorse a rappresentarle. Quindi io ragiono in virgola fissa e i pesi, le posizioni che io attribuisco alle cifre saranno di conseguenza sempre queste. Okay. Quindi io scriverò numeri dopo aver adottato questa convenzione, cioè rappresentazione a 8 bit in virgola fissa con 4 bit interi e 4 bit frazionari. Se io dico questo, a quel punto qualunque cosa io scriva qua, qualunque configurazione di 0 e 1, io so come interpretarla. Bene. Ma quello che ancora non sappiamo fare è rappresentare la parte frazionaria. Quindi dobbiamo capire come passare da base 10 a base 2 per la parte frazionaria. Perché per la parte frazionaria non vale più il discorso che facevamo per la divisione intera, bisogna escogitare qualcos'altro. In realtà qualcos'altro è ancora più facile e ve lo mostro in questa slide, però ve lo ripercorro alla lavagna, sempre nel caso di base 2, mentre nella slide vedete delle note. Allora, guardiamo soltanto la parte frazionaria adesso di un numero. E si presenta così, cifra in posizione meno 1 moltiplicata per la base alla meno 1. Ah, scusate, ho detto che l'avrei fatto con 2, per 2 alla meno 1, più cifra in posizione meno 2 per 2 alla meno 2. E vado avanti fino ad ottenere cifra in posizione meno m più 1 per 2 alla meno m più 1 più cifra in posizione meno m per 2 alla meno m. Okay. Questa è l'espressione generale, ma riferita alla base 2, della parte frazionaria di un numero, che dedica m bit alla parte frazionaria. Notate che qui arrivo fino a m, non fino a m meno 1, perché come posizione parto da meno 1, non parto da 0. Okay? Perché lo 0 l'ho attribuito alla parte intera, la posizione 0. A questo punto faccio un'operazione, diciamo, diversa da quella che facevo per convertire la parte intera, perché questa volta moltiplico per 2. Se io questo numero lo moltiplico per 2, che cosa ottengo? Guardate, ottengo c meno 1, quindi prendo tutto questo e lo moltiplico per 2, quindi chiaramente ottengo qualcosa di diverso, perché moltiplicando per 2 ottengo il doppio, non è che ottengo il numero stesso, ma cosa succede moltiplicando per 2? Che qua ho 2 fratto 2, e quindi scompare, più c meno 2 per 2 alla meno 1, più, vado avanti, c meno m più 1 per 2 alla meno m, più, scusate, meno m più 2,
più C meno M per 2 alla meno M più 1. Questo è il risultato di questa moltiplicazione. Che cosa è diventato questo? Questo qua è diventato intero. Quindi la cifra più significativa della parte frazionaria, moltiplicando per 2, passa alla parte intera. E infatti moltiplicare per 2 che cosa vuol dire? Vuol dire far scorrere il punto decimale verso destra. Come dividere per 2 voleva dire farlo scorrere verso sinistra. Allora vuol dire che la parte intera del numero moltiplicato per 2 è la prima cifra della sua rappresentazione binaria. Se io adesso prendo questa parte qua e di nuovo moltiplico per 2, che cosa ottengo? Ottengo C meno 2 più, e quindi anche la seconda cifra passa alla parte intera. E se vado avanti, che cosa otterrò? Otterrò C meno 3 più, e quindi la terza cifra passerà alla parte intera. Quindi in pratica quello che sto dicendo è che per convertire in base 2 la parte frazionaria di un numero, noi facciamo moltiplicazioni successive e prendiamo sempre la parte intera. Vediamo con un esempio come questo funziona. Cancello, eh? Allora, se io faccio così, prendo 0, virgola, ad esempio, 625. Sì, se dico 25, scrivo qui. Allora, 625. Allora, che cosa faccio? Devo moltiplicare per 2, anche qui, nel frattempo vi mostro la cosa che sto dicendo. Allora, devo moltiplicare per 2. E annoto qua parte intera e parte frazionaria del risultato. Allora, quanto fa 0,625 per 2? 0,250. Mm-hmm. Allora, pensateci bene, tutti d'accordo? 625 per 2. Ok? Allora fa 1,25. Ok? Va bene? Cioè 1,250 è uguale, va benissimo. Ok? Bene? Cosa devo fare adesso con questo 1,25? Prendo la parte intera e qua trascrivo 0,25 e di nuovo lo moltiplico per 2. Quanto fa? 0,5. Prendo la parte intera, qua scrivo 0,5 e lo moltiplico per 2. Quanto fa? 1,0. Ok. Se io adesso andassi avanti, dovrei prendere la parte frazionaria. Ok. La moltiplicherei per 2 e otterrei 0,0. Prenderei la parte frazionaria, la moltiplicherei per 2 e otterrei 0,0. Ta, 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 ta. Ok? E come succedeva prima, posso andare avanti all'infinito e quindi mi fermo non appena ottengo che la parte frazionaria diventa 0. Questa volta le cifre che ho ottenuto, che sono queste, non ho scelto un esempio felice perché è palindromo, cioè 101101, le trascrivo però in quest'ordine. Cioè la prima che ho ottenuto è la prima che devo scrivere e poi scrivo le restanti. Quindi 101. Questo significa che però la prima è già a destra del punto decimale, quindi è solo la parte frazionaria. Vediamo se è vero, qui abbiamo un mezzo, qui avremo un quarto, qui abbiamo un ottavo,
questo è 0,125, questo è 0,5, la loro somma fa 0,625. Ok? Bene. Quindi adesso sappiamo convertire in base 2 un qualunque numero intero frazionario una volta che ne abbiamo la rappresentazione decimale e sappiamo di dover trattare la parte intera e la parte frazionaria separatamente. La parte intera divisioni successive, la parte frazionaria moltiplicazioni successive. Bene. Adesso facciamo un altro esempio. Anche per questo cerchiamo di fissare le idee. L'esempio che facciamo è questo. 0,1. Allora, questa volta questo è in base 10, lo devo scrivere perché avendo usato solo 0 e 1 non è ovvio. Ok? Allora, come procediamo? Prendiamo 0,1 e lo moltiplichiamo per 2. Quanto fa? 0,2. Ok. Bene. Qui trascrivo 0,2 e lo moltiplico per 2. Cosa fa? 0,4. Qui scrivo punto 4 e lo moltiplico per 2. Quanto fa? 0,8. Adesso finalmente otteniamo qualcosa di diverso. Ok. Come? No, mm-hmm. Diciamo adesso questo qua per convenzione è del tutto irrilevante. Se scriviamo 0, qualcosa o virgola qualcosa, l'importante è sapere qual è la posizione della virgola, perché è quella che determina tutto il resto. Tutto ciò che non scriviamo è non significativo e qui dovendo riportare solo la parte frazionaria, tanto vale. Ok, allora siamo arrivati qua, quindi qui scrivo punto 6 e lo moltiplico per 2. Cosa ottengo? No, qui siamo. 1,2, quindi prendo solo la parte frazionaria, moltiplico per 2, cosa ottengo? 0,4. Poi qua scrivo punto 4, moltiplico per 2. Adesso 0,8. Poi qua scrivo 8, moltiplico per 2. 1,6. Poi qui scrivo punto 6, moltiplico per 2. Cosa ottengo? 1,2. Come funziona? Esatto, quindi potrei andare avanti all'infinito. Come ci accorgiamo del fatto che, e quando ci accorgiamo che potrei andare avanti all'infinito? Guardate, ce ne accorgiamo qui. Perché il fatto che qua mi si ripresenti la situazione di partenza mi dice che da questo momento in poi nulla potrà cambiare. Cioè l'evoluzione che ci sarà da qui sarà necessariamente la stessa. Perché è come se mi si ripresentasse un problema di conversione di base che io ho già affrontato e quindi si ripeterà esattamente alla stessa maniera. E in effetti, se io adesso vado a vedere come funziona questa sequenza, vedete 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 e così via, e la provo a trascrivere, io avrei 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, faccio il punto decimale, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, e andrei avanti all'infinito così. Ok? Allora, qual è il periodo? 1, 1, 0, 0. Oppure, meglio ancora, 0, 0, 1, 1. Cioè il periodo si manifesta da qui. La prima volta, ok? Cioè, ovvio che a questo punto, dovunque io lo metta, un periodo, diciamo, di quattro cifre, va bene, cioè una rappresentazione corretta del numero, ma
in realtà il minimo che mi serve arriva fin qua. Okay. Allora, questa cosa è piuttosto interessante e molto, diciamo, istruttiva, perché ci dice tante cose sulle rappresentazioni decimali. Allora, sulle rappresentazioni decimali, sulle rappresentazioni digitali. Allora, intanto ci dice che i numeri periodici non sono intrinsecamente periodici, ma lo sono in una certa rappresentazione. Ok? Quindi, qui è evidente che uno dei numeri frazionari più semplici che potevamo concepire, in base 10, non è rappresentabile in base 2. Perché il fatto che il numero sia periodico vuol dire che in realtà non è rappresentabile. Cioè, se noi lo volessimo rappresentare esattamente, di cifre ce ne servirebbero infinite, e per quanto questo contenga tutte le informazioni necessarie a rappresentarlo, perché se noi diciamo questo si ripete periodicamente, non c'è niente che non sappiamo di questo numero, che questa rappresentazione non ci dica. Ma questa riga qua sopra non è nel nostro alfabeto. Quindi matematicamente noi sappiamo rappresentarlo questo numero. E questo è bene, perché gli unici numeri che non sappiamo rappresentare sono quelli irrazionali, mentre 0,1 è un numero razionale. Cosa vuol dire razionale? Vuol dire che può essere espresso come frazione di due numeri interi, 1 diviso 10. Ma dal punto di vista della sua rappresentazione digitale, e quindi come sequenza finita di cifre prese da un alfabeto finito, ecco, non siamo capaci. Perché se noi avevamo la nostra bella rappresentazione a un numero arbitrariamente elevato di bit dopo la virgola, immaginando che nella rappresentazione virgola fissa la virgola fosse qua, noi non è che possiamo a un certo punto mettere quella linea, ma non possiamo far altro che scrivere la sequenza periodica finché abbiamo spazio. Okay? Quindi a un certo punto la troncheremo. E dove la tronchiamo avremo un'approssimazione. Perché quelle cose che vi dicevo sulla nostra capacità di rappresentazione dei numeri, che presuppone una discretizzazione e quindi un diciamo partizionamento dell'intervallo in sottointervalli, e poi rappresentiamo solo gli intervalli, ecco, qua ci scontriamo per la prima volta contro la esigenza di rappresentazione approssimata, semplicemente perché non abbiamo infinite cifre. In realtà questa esigenza potevamo trovarla anche prima, perché se nel rappresentare il numero di prima, che se non ricordo male era 0,625, noi avessimo avuto solo due cifre dopo la virgola, cosa avremmo dovuto fare? Cioè, se qui il nostro potere di rappresentazione era limitato a queste due cifre, e era 101, avremmo scritto solo 10. E come sarebbe stata l'approssimazione? Avremmo approssimato lo 0,625 con 105. Ma qui era perché avevamo poche cifre. In questo caso, anche se ne avessimo tantissime, sarebbe sempre approssimato, perché ne servirebbero infinite. Se avessi solo due bit, la migliore approssimazione sarebbe 0. Sì. Perché effettivamente, se ci pensate, 0,1 avrebbe come migliore approssimazione con un 1 qua 0,25, che è molto peggio di 0 come approssimazione di 0,1. Okay? Quindi il potere espressivo è quello, non è che abbiamo di meglio. Quindi vedete diverse cose, spero interessanti, che ci dicono anche una cosa importantissima, che dentro a un computer i numeri non hanno una rappresentazione esatta, non necessariamente. Ci sono numeri che hanno una rappresentazione esatta e altri che non l'hanno. E tra i numeri che non hanno una rappresentazione esatta ci sono numeri a noi molto familiari come lo 0,1. Quindi una divisione per 10 in base 2 è qualcosa che può dar luogo a degli errori numerici, che sono errori legati proprio alla rappresentazione dei numeri, che poi ci portiamo dietro quando li elaboriamo. Quindi poi il software può compensare alcune di queste cose, perché ad esempio se noi scriviamo
un programma in cui dividiamo per 10 e otteniamo un risultato che ha una rappresentazione binaria periodico, possiamo anche decidere che quella cosa ce la riportiamo e che poi quindi compenseremo questo potenziale errore quando la cosa tornerà fuori. Però se ci limitiamo a parlare di rappresentazioni di numeri di virgola fissa, questo è un problema intrinseco, che fa sì che nelle elaborazioni questo problema si possa poi propagare e dare luogo a degli errori che eventualmente si amplificano, perché nel corso dell'elaborazione, se noi questa cosa poi la andiamo a rimoltiplicare, cioè una cosa che abbiamo dovuto necessariamente troncare, la rimoltiplichiamo per tantissimo e poi magari gli sottraiamo qualcosa che toglie la parte più significativa del numero e ci resta questo poco su cui dovevamo concentrarci, ecco, questo poco può essere proprio significativamente influenzato da ciò che abbiamo dovuto troncare. Bene. Non solo, ma al di là della memoria, proprio il vero problema è aver dovuto scegliere a priori qual era il numero di bit che usavamo. E in generale avere una rappresentazione in notazione posizionale che non ammette eccezioni o artifici matematici come l'indicazione della periodicità. Perché quello è un artificio, perché altrimenti nemmeno a mano sapremmo scriverlo questo numero, perché di cifre infinite non ne scriveremo mai. Ma come facciamo anticipatamente a calcolare il numero di punti che ci diamo? Dobbiamo farci in realtà, allora, degli esercizi di questo genere ce li faremo, cioè di dire quante cifre ci servirebbero per rappresentare esattamente questo numero, ce lo possiamo chiedere. Come facciamo a chiedercelo? Dobbiamo pensare che per rispondere sulle cifre, sulla parte intera non è difficile, perché la parte intera la risposta ci viene bene, per la parte frazionaria invece la risposta ci viene meno bene, perché per capire qual è la più piccola parte che ci servirà, in realtà la conversione, cioè la cosa più sensata è farla la conversione, vedere se eccediamo rispetto alla parte più piccola. Beh, questo, diciamo, allora, più che dei programmi che lo fanno in automatico, diciamo che la rappresentazione, diciamo, se per programmi intendiamo qualcosa di informatico, in realtà la rappresentazione interna è già binaria, quindi il problema non si pone. Diciamo, i computer ci mostrano le cifre decimali per far comodo a noi, no? Perché loro le rappresentano così internamente, quindi è un problema che non si pone. Ma nel progettare un sistema, in realtà, il vero problema non è tanto chiederci come facciamo, quante cifre ci servono per rappresentare questo numero, ma quali numeri avrò bisogno di rappresentare. Perché la rappresentazione non è opportunisticamente diversa a seconda del numero che devo rappresentare. Quando parliamo di rappresentazioni in virgola fissa, noi intendiamo che quello è deciso una volta per tutte. E tutti i numeri che dovremo rappresentare devono stare dentro quella rappresentazione. Quindi se noi utilizziamo un byte per rappresentare i numeri interi, lì lavoriamo con i numeri da 0 a 255 e basta. Se di byte ne utilizziamo 2, allora aumentiamo il nostro potere espressivo, se ne utilizziamo 4 lo aumentiamo ancora, come ad esempio una word in informatica vuol dire 4 byte. Quindi 4 byte sono 32 bit e 32 bit arrivano fino a quanto? Abbiamo detto la volta scorsa, no, non l'abbiamo detto forse la volta scorsa, 2 alla 32 che fa? Però lo calcoliamo, quanto fa 2 alla 32? Più o meno? Fa 2 alla 2 per 2 alla 10 per 2 alla 10 per 2 alla 10. Quindi fa 4 per 1000 per 1000 per 1000. Cioè? 4 miliardi. Come? Sì, brava, però in realtà non faccio 4 miliardi meno 1 perché è 4 miliardi e rotti. Perché 4 miliardi e rotti? Perché in realtà non è 1000, cioè 2 alla 10 non è 1000, ma è 1024, quindi sarebbe
2 e 4 per 1024 per 1024 per 1024, e questo sinceramente non devo dire quanto fa, per cui sottrarre 1 sta trovare. Ok? Ok? Quindi, però, diciamo, spannometricamente questo aiuta, perché sapere che 2 alla 10 è 1000. Tra l'altro, notate che io potevo dirvi 4 giga, e se io avessi detto 4 giga, avrei detto una cosa che non ha senso matematicamente, ma informaticamente sì, perché quando voi sapete che gli ordini di grandezza sono rappresentati, diciamo, anteponendo un simbolo all'unità di misura, per cui si dice K per 1000, M per 1 milione, e poi abbiamo giga, tera e via dicendo. Ecco, queste cose che in matematica, ma anche in tutti i sistemi di misura, indicano le migliaia o i milioni o i miliardi, in realtà in informatica indicano 2 alla 10, 2 alla 20, 2 alla 30. Quindi quando si dice un kilobyte, non vuol dire 1000 byte, ma vuol dire 1024 byte. Quando si dice un megabyte, vuol dire 1024 per 1024 byte. Un gigabyte, 1024 per 1024 per 1024, quindi è proprio una cosa assodata che i tagli, diciamo così, in informatica siano potenze intere di 2, e per analogia con quello che si fa nel sistema metrico, quando si applica quando si indica l'ordine di grandezza, lo si fa in realtà con questa approssimazione implicita. Che è ormai una convenzione, quindi diciamo non si può nemmeno chiamare un'approssimazione, perché se io dico 4 miliardi sto approssimando, se io dico 4 gigabyte è diciamo assodato che quel giga io lo stia intendendo come 1024 alla terza e non come 1000 alla terza. Okay. Bene, allora vediamo che ora per decidere cosa fare. Benissimo, abbiamo il tempo di fare delle addizioni. Allora, come si fa a fare la somma tra numeri binari? Niente di più semplice, perché l'addizione è l'operazione, diciamo, matematica più semplice che sappiamo fare con carta e penna, e la facciamo, se io devo dire 342, mi devo sforzare, ogni volta che devo scrivere un numero a caso mi devo sforzare per non scrivere 324, non so perché, ma, infatti non è che ci vado molto distante, ma mi viene da dire 324 e poi faccio sempre lo stesso, non so per quale ragione. Comunque, e facciamo 183. Perché li ho scritti così? Lo sapete bene, perché l'addizione in colonna è l'algoritmo che conosciamo per addizionare numeri in notazione posizionale. Perché in colonna? Perché in questo modo allineiamo le cifre con lo stesso peso. E quindi sappiamo che queste sono unità e queste sono unità. Non stiamo sommando mele con pere, come si dice, ma stiamo sommando unità con unità. E fin tanto che il risultato è minore di 10, noi sappiamo fare una cosa molto molto semplice, che è quello che riusciremo a fare contando sulle dita. Quindi 2 più 3 lo sappiamo fare tranquillamente e sappiamo che viene 5. Tra l'altro questa cosa la impariamo a fare talmente bene che per noi i pedagogisti dicono che diventa un fatto numerico, cioè diventa qualcosa che ormai sappiamo, non è che dobbiamo dire bene, 2 più 3 fa 5, no, 2 più 3 fa 5, fa, lo sappiamo. E lo sappiamo con la stessa velocità che sia 2 più 1, che sia 2 più 7, mentre se dovessimo contare, il conteggio ovviamente più grandi sono i numeri, più tempo richiederebbe. Quindi questo diventa un fatto numerico. Questa cosa del fatto numerico per noi informatici è particolarmente interessante perché equivale ad una sorta di operazione elementare, cioè qualcosa che ha costo 1, non ha un costo che dipende dalla dimensione dei dati.
Ma dipende invece dalla dimensione dei dati reiterare questo procedimento, perché adesso quando abbiamo calcolato il primo bit della somma dobbiamo passare alla colonna successiva, che è quella delle decine, dove sommeremo decine con decine. E 4 più 8 questa volta fa 12. Anche questo lo sappiamo dire subito, ma la fregatura è che il 12 qua sotto non lo possiamo scrivere, perché qua c'è spazio solo per una cifra. E qual è la cifra che dobbiamo riportare qui? È la meno significativa, perché è quella che ha lo stesso peso di quelle che sto sommando. L'altra invece deve necessariamente essere riportata sulla colonna successiva, perché ha un peso coerente con questo. Sono centinaia quelle che sto trattando ora. Questo 1 vuol dire 100. E allora adesso io qua di addizioni ne devo fare due, perché avevo quello che si chiama riporto, e quindi ho 1 più 3, 4 più 1, 5, e questo è il risultato. Ok? Allora, questa cosa che chiaramente sapevate da fare, ci serve a ripassarla come procedimento per verificare che in base 2 si faccia esattamente la stessa cosa. E quindi se io scrivo un qualsiasi numero, ad esempio questo, e qua ne scrivo un altro, ad esempio questo, come faccio a sommarli? 1 più 0 quanto farà? Ah, ok. 1 più 1? 1. No, ragazzi, matematica. 1, 0. Fa 0, prof, con riporto di 1. No, il problema è che il 2 non lo sappiamo scrivere. 1, 0, sotto 0 più 1. Allora, 1 più 1 fa 2, ma il 2 si scrive così, in base 2. Ok? Quindi, ok? Quindi 1 più 1 fa 0 con riporto di 1. Ok? Quindi andiamo a vedere qua cosa succede. Di nuovo, 0 con riporto di 1. 0 con riporto di 1, e finalmente quest'uno lo possiamo scrivere qua sotto. E abbiamo finito. Ok? Vediamo che cos'erano questi numeri e verifichiamo che questa sia effettivamente la loro somma. Allora, questo che cos'è? Guardate, 1, 2, 4, 8. Ok? Questo? Chiaramente 17, vediamo questo, 16 più 1, 17. Ok? Quindi vedete che l'addizione in base 2 è davvero semplicissima. Ovviamente è più semplice che in base 10, perché quelli che prima chiamavo fatti numerici, in base 10 ce ne dobbiamo ricordare 100, diciamo la metà di 100, perché poi c'è la proprietà commutativa, per cui se ci ricordiamo quanto fa 2 più 3 è inutile che ci ricordiamo quanto fa 3 più 2. Però, ok? Ma qui invece quanti ce ne dobbiamo ricordare? Ne dobbiamo ricordare 4, anzi 3. Perché? Perché abbiamo, esatto. Allora, noi abbiamo una tabellina. Sappiamo che 0 più 0 fa 0, 0 più 1 fa 1, 1 più 0 fa 1, e 1 più 1 fa 2. Cioè così. Questo è tutto quello che dobbiamo sapere per reiterare poi il passo elementare, che è l'addizione di numeri a una sola cifra con propagazione del riporto. Quindi in realtà, se c'è il riporto, si aggiunge un input, a meno che non consideriamo l'addizione fatta prima dei, diciamo, tra il riporto e il primo operando, e poi tra quello che viene il secondo operando. Okay? Quindi normalmente, diciamo, il caso generale è un'addizione a 3 numeri di una sola cifra. Se sommiamo 3 numeri, in che senso sommiamo 3 numeri direttamente? Questo allora non accade, nel senso che non accade nemmeno matematicamente. Quando noi dobbiamo fare la somma tra 3 numeri,
In realtà è vero che possiamo gestirli direttamente tutti e tre in colonna, ma quello che facciamo, esatto, più naturalmente e che l'informatica ci impone di fare, è sommarli a 2 a 2. Quindi sommiamo 2 e accumuliamo il risultato e poi al risultato sommiamo il terzo. Quindi in realtà l'addizione, diciamo, non c'è bisogno in teoria di imparare a fare addizioni tra più di 2 numeri. Non solo, ma le operazioni sono definite tra coppie di numeri. Cioè le operazioni che noi facciamo abitualmente sono operazioni a 2 operandi. Poi, sfruttando, conoscendo le proprietà commutativa associativa dell'addizione, possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma è proprio la proprietà associativa che ci consente di non saper fare direttamente somme a 3 numeri. Addizioni a 3 numeri, perché sappiamo di poterne associare i primi 2 e poi sommare il terzo al risultato. E questo in informatica, dicevo, è fondamentale, perché sapete bene che non sono definite nell'instruction set di cui voi disponete, non avete delle operazioni che vi consentono direttamente di fare più operandi. La percezione è falsata dal fatto che nei linguaggi ad alto livello voi potete scrivere direttamente un'espressione. E allora dite variabile A più variabile B più variabile C e questo lo assegnate alla variabile S. Ecco, questa cosa qua in realtà non funziona così in calcolatore. Noi lo vedremo nel corso di architetture, dove vedremo come funziona il linguaggio macchina e vedremo che il repertorio di istruzioni che effettivamente avremo al massimo prenderà 2 operandi. E quindi con questi 2 operandi dovremo organizzarci noi a scrivere del codice che poi prenda il risultato, lo accumuli e lo usi come operando per andare avanti. Bene. Allora, a questo punto vi anticipo, perché poi lo vediamo la volta prossima, che anche la moltiplicazione non avrà grosse sorprese da riservarci, benché sia un'operazione un pochino meno semplice dell'addizione, ma se noi prendiamo, visto che il tempo è poco per non sottrarlo ai miei colleghi, guardiamolo questo qua nella slide. Allora, se nella slide noi prendiamo questo esempio qua, facciamo 12 per 15. Allora, noi sappiamo che per calcolare il risultato di questa moltiplicazione, noi prendiamo il primo operando, che chiamiamo moltiplicando, e lo moltiplichiamo per la cifra meno significativa del secondo operando, che chiamiamo moltiplicatore. Quindi facciamo, in questo caso, 12 per 5. E il risultato lo annotiamo qua sotto. Dopodiché prendiamo di nuovo il moltiplicando, ma questa volta lo moltiplichiamo per la seconda cifra del moltiplicatore. Siccome questa cifra non rappresenta più le unità, ma le decine, implicitamente lo stiamo anche moltiplicando per 10. È per questo che lasciamo questo spazio. In realtà questo è uno zero. È come se noi dicessimo che 12 per 15 è uguale a 12 per 5 più 10. E facessimo prima 12 per 5, poi 12 per 10 e poi li sommassimo. Ok? Quindi lasciare quello spazio e scalare è come dire che non stiamo rappresentando questo 0, ma ce ne dobbiamo ricordare nell'allineamento dei prodotti parziali che poi dovremo sommare. Ok? Quindi qui, a questo punto abbiamo ottenuto i 2 risultati, 60 e 12 shiftato, e non ci resta che addizionare tra di loro, calcolare la somma dei prodotti parziali. Quindi 0 più 0, e vedete che questo vuoto lo consideriamo come uno 0, 6 più 2, 8, e qua 1. Bene? Allora, cosa succede in base 2? In base 2 noi prendiamo le rappresentazioni binarie, chiaramente, dei 2 numeri, e a questo punto la cosa interessante però è che il moltiplicando noi lo moltiplichiamo per i singoli bit del moltiplicatore,
ma questi sono o 0 o 1. E la cosa bella è che 0 è l'elemento forzante del prodotto, o elemento nullo, cioè vale a dire che qualunque numero per 0 fa 0. 1 è l'elemento neutro, qualunque numero per 1 fa se stesso. Quindi la moltiplicazione di una banalità è sconcertante, perché il risultato o è 0 o è 1. Cioè, scusate, o è 0 o è il moltiplicando. Okay? Quindi che cosa succede? Che in questo caso noi avevamo tutti 1 qua, e quindi non facciamo altro che ricopiare, cioè il prodotto parziale non è nient'altro che la copia del moltiplicando, che però riportiamo ogni volta traslata in modo da allinearla correttamente al peso della cifra del moltiplicatore. A questo punto non ci resta che addizionare i risultati parziali e abbiamo qua 0, qua 0, qua abbiamo 1, qua abbiamo 0 con riporto di 1, qua abbiamo 1 con riporto di 1, perché 1 più 1 più 1 fa 3, e 3 si scrive 1, 1. Quindi abbiamo 1 con riporto di 1, di nuovo 1 con riporto di 1, 0 con riporto di 1 e finalmente il risultato. Questo che vedete scritto qua è la stessa operazione che avevamo sviluppato qui. Notate che mentre mentre l'addizione aveva comunque le sole due righe dove rappresentavamo gli operandi e poi la riga del risultato, qui invece vedete che c'è questo disallineamento verticale, perché è chiaro che qua i prodotti parziali sono di più. E quindi saranno di più le operazioni di somma che dovremo fare per ottenere il risultato. Quindi la semplificazione che abbiamo ottenuto nelle tabelline, perché noi passiamo buona parte dell'infanzia a studiare le tabelline in base 10, perché dobbiamo ricordarcene 100, o quel 100 diviso 2 che dicevamo prima. Mentre se fossimo allenati a ragionare in base 2, le tabelline non le studieremo, perché studieremo la tabellina dello 0 e dell'1 e basta. Okay? Però il vantaggio di non studiare le tabelline è pagato dal fatto che dovremo fare più operazioni elementari per calcolare i prodotti o le somme. Okay? Bene, ci fermiamo qua.